Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per una challenge stratosferica, complicatissima, adesso ve la andrò a spiegare. Ma prima di tutto mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Abbiamo superato i 200.000 iscritti, adesso road to 300.000 iscritti, forza ragazzi. E inoltre seguitemi sui social perché ci sono tante novità. Già qualcosina forse l'avete visto su Instagram, mi raccomando seguitemi, Riccardo Menzoni trattino basso, vi aspetto perché ci sono tante novità sulla questione osservatore eccetera eccetera. Già su YouTube a breve partirà un progetto davvero interessante, quindi attivate la campanellina, non perdetevi i nuovi contenuti. E in più non potete perdervi Eneba, sito sul quale io compro mensilmente buoni regalo o ricariche per il portafoglio, sul quale però trovate anche videogiochi a prezzi scontatissimi. I link per Eneba sono in descrizione, passateci perché sono abbastanza convinto troverete qualcosa di interessante. Ci sono in vendita anche componenti per il computer, quindi se volete fare un computer nuovo da qui potete acquistare componenti scontati, ma soprattutto ci sono i giochi Football Manager 2023, li trovate qui comunque per tutte le console, e i buoni regalo, ci sono ancora degli sconti ragazzi, approfittatene perché anche solo le PSN card, dai ragazzi, non prendiamoci in giro, il risparmio è sotto gli occhi di tutti. Link per Eneba in descrizione. Oggi siamo qui per ricostruire la squadra più scarsa di FIFA 23, l'UCD Dublin. Squadra che forse quelli che mi seguono da più tempo ricorderanno, ho utilizzato per fare un road to victory irlandese. Oggi l'andremo a ricostruire, l'ho inserita quindi in League 2 per provare a fargli fare una bella scalata. Vediamo dove riusciamo ad arrivare, ma questa squadra qui ha mezza stella e di base circa 700.000 euro di budget per il mercato. Ma lo vedete da voi, la squadra è veramente, ma veramente scarsissima. La cosa importante che voglio fare in questa rebuilding, ragazzi, è che mi voglio portare un giocatore dietro dall'inizio. E alla fine di questa carriera ci deve essere il titolare. L'unico calciatore però che può fare questo è Duffy. Esterno sinistro di 19 anni che può diventare anche attaccante. È sicuramente il più interessante, ha 57 di overall, cresce abbastanza velocemente per il momento. Il vero problema è che ragazzi abbiamo veramente poco budget e ci sono tre quarti della squadra in scadenza. Ma soprattutto la cosa ancora più divertente è che siamo contatissimi. Non c'è un sostituto in più rispetto a quelli base. Siamo nella merda, se si può dire, lo siamo. Tra l'altro, a memoria, non mi sembra che nessuno di questi fosse proprio in quel Road to Victory. Road to Victory che potete tranquillamente recuperare, ragazzi, perché lo trovate sul canale. Quanti soldi ci sono rimasti una volta conclusi? Beh, i rinnovi, 600k. Che ci facciamo con 600k, direte voi? Non ne ho la più pallida idea. Gli obiettivi della società sono... Ma perché cresce da giovani Massimo? Ma io cosa devo fare? Mantieni l'aumento degli stipendi. Vabbè, questo l'abbiamo già fallito. Sarà difficilissimo. Ingaggia meno tre giocatori. Allora, usiamo la primavera, raga. Usiamola la primavera. Wilk, ma tu chi sei? Ma promuovilo istantaneamente, Wilk. Scusatemi, ma allora si cambia totalmente modulo. Che goduria. Beh, comunque un altro centrocampista centrale ci serve, ragazzi. Pure un altro attaccante di mortacci nostri. Mi sono arrivati poi due resoconti per appunto un attaccante e un centrocampista centrale. Tiè, guarda Ferizai e Maku. Mamma mia. 17 anni, 55. Spero possa avere un buono chef che cucina. Cosa può avere Ferizai? Andiamo anche con Emaku. Deleghiamo per l'acquisto. Questo vale 300k. Ragazzi, siamo fottuti. Per carità, non è marcissimo, però stiamo lavorando veramente con gente imbarazzante. Occhio perché qua c'è l'accordo per Emaku. Gliela facciamo a fargli il contratto? O speriamo? Benissimo, Aidomo, facci vedere di cosa sei capace. Mi raccomando, crediamo tutti in te, tutti quanti, tutti, dal primo all'ultimo, dal massaggiatore al magazziniere. Bene, signore, questa è la formazione con la quale andiamo a simulare la prima stagione. Credo in loro. Il vero problema è che questi, se non sono contenti, non mi crescono. Cioè, questo è un dramma, questo è veramente un dramma. È finita una prima stagione disastrosa che mi farà esonerare. Siamo arrivati probabilmente penultimi. C'è l'Harrogate Town che è in grande crisi, molto più crisi di noi, e c'è probabilmente qualcuno che vuole essere
ceduto. Higgins, vai. Non so chi tu sia, ma vai. Che disastro. Certo che lo si può dire, cioè, con una squadra del genere io non capisco perché esista l'overall allenatore. Cioè, ma uno cosa deve fare? Ma uno cosa può fare? Soprattutto i miracoli io non credo. Sì, ma qui stiamo parlando veramente delle... Guardo, ha chiesto di essere ceduto in prestito. Nolan. Va bene Nolan, perché c'è Duffy che è diventato un 62. 11 gol e 2 assist, non male. Poi, ah sì, Ferizai 60 è diventato. Wilkes 65, lui è il nostro fenomeno, eh. Lui è il nostro fenomeno, Wilkes. Non so dove tu sia sbucato fuori. E Maku diventa un 61, 15 gol, dai. Oh, come aprire bene una stagione. Riunione per valutarmi e per decidere il da farsi. Allora, andiamo a vedere subito gli obiettivi. Crescita giovane, ingaggia 4, eccoci qua. 4 giocatori per il vivaio. Ingaggia almeno 3 giocatori con meno di 20 anni, con un potenziale superiore alla valutazione media del giocatore. Ok. E poi finanze, acquisto un giocatore cruciale, ottiene un profitto di 3 milioni nella stessa stagione. Io esattamente come dovrei fare a fare 3 milioni? Con sta gente? Non si sa. Ma poi con quanti milioni esattamente? 2 milioni? Ma hanno fatto beneficenza? Qualcuno ha fatto beneficenza? Andiamo subito allora. Allora io farei così, farei l'acquisto cruciale e poi upgraderei il nostro osservatore, perché sennò ragazzi un giocatore alla volta non è commestibile. Non so che non c'entra nulla, però mi piaceva come ci stava nella frase. Ho il resoconto per... Pringhet in prestito, c'era scritto che ti potevi trasferire in prestito, te prego. Ok, ma non è cruciale così. Ho preso un esterno che non mi è cruciale. Non mi è cruciale, zio prete. Preso in prestito, ho Pringhet, umile però, eh. 65, tipo il più forte che abbiamo. Fissa diritto di riscatto. Sì, paga 1.200.000. T'ho preso Pringhet, suca. Cruciale, eh. Cruciale, cruciale. Cruciale. Per forza. 9K, sprite, prego, 9K. Benissimo, benissimo. Però, oh, regà, non mi lamento. Non mi lamento per niente. C'è sto povero Kin che sta arrancando come un drago. Serve un altro centrocampista centrale. Ti prego, Gjabic, vieni da me. Vieni, che ho bisogno di un centrocampista centrale. 2 anni. 2 anni, va benissimo, Gjabic. Forse i più... Quanto te posso dare? 1.500.000. Mi fanno una controfferta e io ci sto. Io ci sto, Gjabic. L'ho preso, Gjabic. L'ho preso Gjabic. Per 2 anni lì siamo a posto. Olè, raga. Olè. Olè. Perfetto. Bene, ragazzi. È fatta. Quel che è fatto è fatto. Questa è la nostra formazione. Pronta, carica per la seconda stagione. Che ne pensate? Fa cagare. Sì, lo so. Però noi andiamo. Seconda stagione conclusa. La società è contenta. Molto bene. Molto, molto bene. Ho visto dei risultati... molto più interessanti. Vediamo un attimo quanto siamo arrivati in classifica. Prima di tutto 15esimi. Ok, ok, ok. Ancora lontanissimi dalle prime posizioni in classifica. Tipo 40 punti. Comodi 40 punti. Vediamo un attimo la squadra, perché ci sono un paio di crescite molto intriganti. Sono un po' preoccupato per Duffy. Sono un po' preoccupato per Duffy perché... lasciamo stare Moore, che più di così penso non lo possa fare mai nella vita. Ha 21 anni, è 66, però anche Duffy ha 21 anni ed è 67. Si è fatto un bel più 4, io spererei possa crescere ancora. Ok, sì. Perché ci dobbiamo portare fino alla fine Duffy. non so se rendo l'idea. Prossimo anno si cambiano i terzini. A centrocampo, Ferizai. Bene, bene anche Gjabic, che probabilmente verrà riscattato. Benissimo Will che Pringhet. Spettacolari. Spettacolari, più 5 per entrambi, 70 di overall per entrambi. Mentre Emaku più 6 diventa un 67, 21 gol per lui in stagione. Devo dire, la seconda stagione è sicuramente più positiva. Entriamo a piedi pari nella terza e vediamo cosa ci riserverà. Come prima cosa in questa terza stagione, raga, vado a riscattare per forza Gjabic. 1.400.000 per un giocatore che ne vale 2 milioni, un milioncino in più, diciamo così, 2.500.000. Vale il prezzo del biglietto, senza dubbio. Cruciale. Il vero problema sarà l'ingaggio, perché prende davvero molto. Ignoriamo la clausola, però se lo dimezza praticamente. Sì, ci posso stare, ci posso stare. Mi serve tutta la vita un terzino destro. Ho messo a seguire un paio di giocatori. Mi devono arrivare ancora i resoconti per questi un pochettino più costosetti, ma sembra appunto che non si vogliano trasferire. Manco lui. E vabbè, e allora Chamadeu. Chamadeu dal Colchester. 1.000.000, ce lo buttiamo e basta. 1.200.000, clausola del 10, ci sto, preso. Decisamente un bel upgrade rispetto al nostro vecchio terzino.
la squadra sta prendendo forma. Secondo me ci vorranno almeno una decina di stagioni prima che riusciamo a vincere la Premier League. Però ci proviamo. Tra un po', secondo me, poi sarà ora di cedere. Cedere per fare cassa e rafforzare ulteriormente le seconde linee. Tra l'altro, adesso non è per dire, io non ho ancora fatto un salto negli svincolati. E allora glielo facciamo. Zentner. Se non ricordo male, Zentner ha un buon potenziale. 67! 67! L'ho messo dentro, l'ho infilato. Non rompere. 67, ragazzi, 67. Ok. Ok, respira, cheat. Terza stagione chiusa. Il mercato della terza stagione chiusa. Oh, Santa Cleopatra. Santa Cleopatra, ragazzi. Playoff promozione. Andiamo in League One. Andiamo in League One, per favore. Andiamo in League One, per favore. Contro il Crewe Alexandra. Andiamoci. Mannaggia la miseria, ragazzi. A pochissimo questa volta. A pochissimo dalle prime tre posizioni. Ci riproveremo il prossimo anno. Daffy. Come facciamo a portarcelo fino alla fine? Daffy! Ferisai 71. Gabi 73. Wilk 77. Potenziale per diventare speciale. Una belva. Springet 75. E Emaku 73. Oh, non male, devo dire, non male. Signori, che vedevo di io? La società è contenta, per carità. Ha vinto premio allenatore, per carità. Però, mannaggia, i sandali. Qui la Premier League non la vinciamo manco col binocolo. Vabbè, giusto per farvi vedere il budget che mi sono meritato in questa nuova stagione. È un dramma, ragazzi, eh? È un dramma perché 2 milioni nel 2025 è un grosso dramma. Però fortunatamente ho messo a seguire un paio di giocatori intriganti, due difensori centrali, e poi ho trovato Chriswell e Fontanarosa tra gli svincolati. Ora, Fontanarosa non glielo vedo molto bene, ma Chriswell sì. E se non sbaglio, anche lui era un giovane del Leeds United. Quindi Chriswell dentro, assolutamente, dovrebbe avere anche un discreto potenziale. Poi nelle prossime stagioni dovrò per forza vendere qualcuno, e quindi forse Fontanarosa si potrebbe prendere proprio per fare poi cassa il prossimo anno, perché ragazzi, sennò qui è durissima, eh. Tra l'altro mi tocca offrirgli anche un discreto stipendio a Chriswell, non sapendo quanto può essere cresciuto. Vediamo un attimo cosa mi sono portato in casa. Un bel 74 a 22 anni, e questo è un ottimo acquisto. Questo è un acquisto che può far la differenza. Ci voleva proprio, quasi uno dei più forti della squadra, tra l'altro. Arrivati i resoconti per gli altri due difensori centrali, abbiamo Phillips, che vale 3 milioni. Oh, mamma mia. Proviamo a prenderlo in prestito, perché adesso non me lo posso di certo permettere. Questo è il massimo che posso offrire. Che cazzarola. A questo punto, signori, siamo fermi. Siamo fermi. L'unica cosa che possiamo fare è mandare lo staff primavera per allungare la rosa. Un bel qualsiasi. Cerchiamo qualche talento che potremmo vendere poi nei prossimi mesi. E ci andiamo con questa formazione a simulare la quarta stagione. Quest'anno dovremo riuscire ad andarci in League One. Fine maggio 2026, non ci sono i playoff. Oddio, queste sconfitte me le ero un attimo perse. Però la società è contenta. Direi che quest'anno ce l'abbiamo fatta, signori. Siamo andati in League One e abbiamo vinto. L'abbiamo vinta la League 2. Ok, finalmente. Vediamo subito la rosa. Ok. Ci sono delle belle crescite. Mi spaventa tantissimo Duffy. Lo terremo là sulla sinistra fino alla fine, ma purtroppo penso rimarrà una pippa al sugo. Crescita enorme per Zentner più 6 e Chriswell più 5. È diventato un 79, ragazzi. Molto bene il centrocampo centrale. Tra l'altro i boys sono ancora abbastanza giovani, possono fare altri punti. Overall, Wilk forse è anche il caso di venderlo, perché molto bene anche Springet. E Maku alla fine, 22 anni, 75, non è male. Però mi sarei aspettato forse una crescita migliore, date le prestazioni. Qui ci sono tanti gol fatti, ma chiaramente adesso questo è un campionato non più al nostro livello. Cioè adesso, con questa squadra qui, siamo, secondo me, neanche da League One. Subito dentro! Moore, mamma mia, la nazionale irlandese con Moore, 69. Cosa, quanto? 7. Cosa quanto? 7 non mi va bene. Un altro difensore centrale me lo porto a casa molto volentieri. Molto, molto volentieri. 3 milioni con clausola della rivendita, forza. 4 milioni e 9. Mannaggia, i sandalacci schifosi. E dammi sto Phillips.
No, ci sono più T-Rex di me questi. Oh, urtacci. Vabbè, ho preso Philips. Devo ammettere che il mio sogno per la porta è Keller. Lui? Kaiomin? È proprio Kaiomin. Re Kaiomin. Attenzione. C'è questa offerta per Aidomo Emaku, 22 anni. Il problema qual è? Che mi dovrei andare a prendere un altro attaccantino e che con quei soldi mi piacerebbe prendermi anche un portiere. Allora ragazzi, secondo me non sono abbastanza questi milioni, quindi per questa stagione penso di rimanere così, solo con l'acquisto di Philips. Per me riusciamo ad andare in Championship, il prossimo anno c'è da vendere, per rimpolpare le casse, perché sennò non si riesce a fare un calcio mercato degno. Maggio è finito! Del cestino! Dov'è finito? Dov'è finito maggio? Te prego, dimmi che sono salito almeno. Oh, sì! Ce ne sono ancora. Mortacci nostri. Però l'andata l'abbiamo vinta. Oddio. Oddio. Oddio, sì! Oddio, sì! Ce l'abbiamo fatta. Siamo saliti. Siamo saliti. Siamo arrivati terzi. Incredibile. Siamo in Championship, ragazzi. Siamo in Championship. Ce l'abbiamo fatta. Quindi forse ci salviamo. Forse ci salviamo. Come al solito, rapida visione generale della rosa. Oh, mamma mia, Wilk. Ferizai diventa un 81. Gyabi potrebbe essere il sacrificato il prossimo anno. Forse sì. Anche perché mi vale, mamma mia, Wilk, 205 milioni. Oh mio Dio. Perfetto, signori, dai. Entriamo nella prossima stagione pregando di non essere esonerati. E siamo in Championship. Siamo in Championship. Vediamo la Premier League e poi dovremo provare a vincerla. Non so come, ma dovremo provare a vincerla. 11 milioni il budget per questa stagione. But it's time. It's time to vendere qualcuno. Posso chiedere 21 milioni e li chiederò. E li chiederò 21 milioni. È la mia richiesta. Offerta accettata. E Emaku va al Brighton. Sempre con l'occhio lungo, quei furboni. 21 milioni e 4 ci entrano, davvero una bella cifra. La società è quasi più contenta. Vabbè, adesso 14 milioni e mezzo ci sono entrati. Ma che è sto schifo? Pochino, però adesso abbiamo 26 milioni. Mamma mia, volevo prendere un attaccante fortissimo. E non ce la farò. Vediamo Ferguson e Delap. Delap costa un fumo. Ferguson no. Andiamo su Evan Ferguson. Tra l'altro molto molto credibile come acquisto. Speriamo di poter risparmiare qualcosa. Magari 19 milioni più una clausola. Oh, bene. Forse potevo addirittura tentare qualcosa di meno, ma va bene così. Tocca che te lo dimezzo, vecchio. 50.000 a settimana. 54, va bene. Presenze, tanto le fai. Andiamo così. Oh mamma. Va bene, preso Ferguson. Tra gli svincolati ho trovato Norton Caffi, un terzino che ero andato a cercare nell'app mercato e l'ho trovato appunto tra gli svincolati. Ha un discreto potenziale, quindi potrebbe essere utile alla causa. Però ragazzi, dopo questo colpo ci dobbiamo fermare. Non ho i soldi per acquistare. Non riesco a vendere il mio trequartista. Non riesco a vendere più nessuno. Non mi arrivano offerte. È un 77, mazza che acquisto. Ci abbiamo guadagnato, 78 addirittura. Ci abbiamo guadagnato, ti alzo giusto un pelo. E ok, Championship, che non è partita benissimo dal punto di vista proprio dei risultati. Purtroppo penso che quest'anno non riusciremo a salire in Premier League, perché la Championship inizia ad essere tosta. Com'è andata questa prima stagione nel 2028 in Championship? È andata bene. È andata bene. È andata benone. Ora, non credo di essere in Premier. Undicesimo, ma le richieste della società erano arriva a metà classifica. E io ho assolutamente, ampiamente 16 vittorie, 16 pareggi, 14 sconfitte. Una barca di gol presi, ma tanti segnati. Prossimo anno c'è bisogno. Madonna mia, lo dico, penso di dirlo da sempre. No, serve un altro portiere. Serve un altro portiere. E poi qui mi sembra che comunque un pochettino tutti si siano bloccati. Cioè con questi overall, ragazzi, non la vinciamo la Premier. Non la vinciamo. Quindi bisogna aumentare. Duffy, ormai te sei il memone. Il memone. Duffy Duck. E poi onestamente si meritava di crescere molto, ma molto di più. Ferguson più uno. Perché? Esattamente. Con 32 gol fatti e 5 assist. Perché più uno?
perché più uno? Si meritava qualcosa di più. Dentro, con la prossima stagione, la 16ª stagione e calciomercato intelligente. Offerta trasferimento Phillips. Attenzione, subito. C'è da far volare qualcuno. Ashley Phillips? Aspettiamo. Non ce la faccio a vendere, raga. Non ce la faccio. Voglio entrare prima nella prossima stagione. 16 milioni. Oh, finalmente un bel gruzzolo per... Allora, mi sono fatto 3 acquisti a parametro 0. Il primo, Ochoa. Non so perché l'ho fatto. Poi ho preso Cozza. Eccolo qui. Così posso vendere Phillips. Voi direte, ma Menza è una pazzia? Sì, è una pazzia, ma voglio fare cassa. Cozza me lo utilizzo per quest'anno. Il prossimo anno rivola e poi vado a prendere un altro difensore centrale. Che caffi, Norton. Mannaggia. Wilk, it's time. Madonna, è diventato un 91. È diventato un 91. O poi ho preso Bishop, che sarà il suo sostituto. Forse, cioè, non lo so, io vorrei prenderne un altro in realtà, però Bishop per il momento. E mi sono arrivate 2 offerte per il buon Ferguson. Ce ne sono 2, il primo è il Friburgo. No, rifiuto la Z e vado a trattare il Friburgo. Posso chiedere? No, no, quanto? 40 milioni? Perfetto, ottimo. Ecco anche il Braga, 30 milioni per Phillips. Rivoluzione. Quindi... grazie alla cessione di Ferguson e alla cessione di Phillips, ma ho Cozza come sostituto, quindi in difesa non mi devo ricoprire, abbiamo 71 milioni. 71 milioni posso utilizzarli per un attaccante, Pepi 25 anni, 83, però è quello che mi viene a costare un pochettino di meno. Tra tutti questi, 59, 50, sì, è quello che mi viene a costare un pochettino di meno. Quindi vado su Riccardo Pepi. Teniamoci ancora bassi, dai, che magari ci cascano. Ci serve tempo, ci serve tempo. Accettata l'offerta per Pepi. Quindi abbiamo il nuovo attaccante. Eccolo qua, dovrebbe salire un pochettino più velocemente. E a questo punto proverei a mettere in vendita anche Gyabi. Però non mi arrivano offerte per il nostro caro amico Wilk. Ed è sul mercato, ragazzi. È sul mercato. Serve assolutamente un nuovo portiere. Eccoli i resoconti per il nuovo portiere. Ci sarebbe questo Pop a 25 anni, 78. Però Resté, 23 anni, 77. Vado su Resté, raga. Sì. Finalmente forse ce l'abbiamo il nuovo portiere. Non è mai stato così complicato. Non è mai stato così complicato prendere il portiere. Comunque è assurdo come non mi arrivino più offerte per il nostro ragazzo, che poi non è il giovane, il talento locale, perché è polacco, non c'entra niente. Dovrebbe essere inglese il talento locale, quindi è proprio uno che abbiamo sgamato lì, un infiltrato. Eccolo qui il nostro Resté, si va a piazzare titolare. È proprio Wilk quello che devo vendere, cioè nient'altro. Nient'altro, perché con Gyabi, se vendessi Gyabi, farei i soldi per comprarmi un altro centrocampista centrale, punto. Oh, per carità, inizio di stagione strepitoso, però anche qui il Barcellona arriva per Zentner, ma 23 anni, un 83, dove lo trovo? Niente, ragazzi, ultime 10 euro di mercato e io il mio trequartista non l'ho venduto. Secondo me questo, lo sentite? Lo sentite questo? Questo odore di Premier League. Lo sentite questo odore di Premier League? Secondi 92 punti. Secondi 92 punti. Adesso andiamola a conquistare la Premier League. Andiamola a conquistare. Fammi vedere. Daffy, ci sei ancora Daffy. Lui c'è ancora. Lui non molla un centimetro. Allora, bella la squadra, bella. Però Pepi, ma porco... ma solo uno. Solo uno, Pepi. Quanti gol hai fatto? 37 gol. Puttana miseria. Ok, non si è bloccato. Non si è bloccato. Anche Springett, ragazzi, che scoperta. Che scoperta Springett. Bishop è contento. Questo si è fatto il suo 93 di overall. Proprio in scioltezza. Gyabi il prossimo anno vola proprio per esigenze. Mamma Daffy. Speravo sinceramente che anche Criswell potesse fare qualche punticino overall in più. Però dai, vabbè, alla fine. E anche Resté mi è diventato alla fine un 80. E se non sbaglio quindi si è fatto... ah, può fare ancora 81. Bene ragazzi, dai. Adesso società cara, sono in Premier League. Sono in Premier League, quindi che facciamo? Non glielo diamo un bel po' di budget a questi ragazzi? Tra l'altro, secondo me, Pepi è pure il capocannoniere. 33 gol, mortacchi.
Vedo la luce in fondo al tunnel. La vedo. Eccoci per la nostra prima stagione in Premier. 55 milioni, grazie. 55 milioni, grazie. Allora, dobbiamo fare un po' di rinnovi però, perché cozza c'è. Criswell, ti va di restare ancora con noi? Bravissimo. Springett, che dici? E quindi, terzino destro, centrocampista centrale. Sì. Allora, io vado dalla Fiorentina e gli do un altro terzino destro. Se io ti dessi Norton Cuffy 10 milioni e la clausola della rivendita 14, no, aspetta un secondo. Vabbè, 14, ok. Potrebbe essere una follia. Se non mi danno adesso Rico è una follia totale. Beltran si va a posizionare qui e quindi rinforziamo anche le seconde linee con Gabi, che però appena si può lo facciamo volare. E quindi adesso serve il terzino destro. Ha funzionato. Ma non ho i soldi. Mai nella vita. Ma zio preto. Wilk. Allora, posso chiedere 400 milioni. Li voglio tutti. No, non credo di poterli ricevere tutti, ma sarebbe bello. Peccato, siamo così vicini alla vittoria della Premier League. 342. E allora facciamo 365. Perfetto, Wilk venduto per 365 milioni. Lo so che anche voi eravate curiosi di provarlo, ma ragazzi, non se puede. Vedo la luce in fondo al tunnel, signori. La vedo. Wilk venduto? L'ho letto? Wilk, grazie. Grazie di tutto, veramente. Grazie di tutto. Che dire, ti hai trascinato. Ciao, via dalle palle. Via dalle palle. 365 milioni, Tomek Wilk. Potevo farci 77 milioni in più, vabbè, la società veramente. Adesso abbiamo 341 milioni. Oh, come prima cosa, riusciamo a chiudere a 60 milioni, per favore? 63, dai, va bene, ci sto. Preso Rico Lewis. Eccolo qua, perfetto. Ora, io andrei su un altro trequartista fortissimo e un altro difensore centrale. Occhio poi al portiere, ma penso di riuscire a farli tutti. Il primo colpo, abbastanza particolare, ma penso si possa legare benissimo con Riccardo Pepi, è Malik Tillman, trequartista che gioca nel Brighton in questo momento. E Bischoff, proviamo a non darglielo, proviamo ad acquistarlo così, come viene. 70 milioni più clausola della rivendita, ne vogliono 102. La richiesta è imbarazzantemente alta, quindi proviamo ad abbassare il prezzo. 85 milioni per Tillman. E poi andiamo a chiudere anche il centrocampista centrale, perché abbiamo o Chukwuemeka o Charlie Patino. Proviamo Chukwuemeka. 50 milioni mi possono bastare? 56, va bene, chiuso. Olè. E adesso abbiamo anche delle seconde linee discrete, mi verrebbe da dire. Dove è andato Beltran? Eccolo qui. Perfetto, ottimo. Serve un difensore centrale. Lewis? Ah, infatti dicevo, che succede? Serve un difensore centrale forte e forse anche un altro portiere. Voi mi direte, anche un estremo sinistro? No! No! Lo so che abbiamo fallito da quel punto di vista, perché l'overall non è alto, però non serve un esterno sinistro. Non serve! Il difensore centrale si chiama Lambert e probabilmente ha un regen. Aurelien Lambert, 21 anni, 86, che fai? Lo lasci lì? Eh no che non lo lasci lì, visto che abbiamo venduto un giovane della primavera, ce ne compriamo un altro. 85 milioni e 900... E arriva Lambert. Netto upgrade in difesa per il nostro amico Lambert. E portierozzo. Beh ragazzi, non ci sono altre scelte per quanto riguarda il portiere. Cioè, in realtà ci sarebbero, perché portieri più forti di questo ci sono. Pazunu dalla Fiorentina. È irlandese. Devo per forza comprarlo. Per forza comprarlo, raga. 45 milioni. Ne vogliono 60. Tacci vostri. Allora, fammi una roba. Più 40. Che fai? Non accetti? Certo che accetti. Si va a chiudere questo calciomercato con il quale voglio assolutamente vincere la Premier League, con Cole Palmer. Trequartista di riserva. Visto che abbiamo venduto Bishop, lui può entrare a far parte della nostra rosa, assolutamente. Però se sti ragazzi non diventano umili, è dura, cioè è durissima. Il gioco dovrebbe riconoscere che davanti a lui c'è un giocatore che ha quei 3 punti overall in più. Ma chiede il cruciale, probabilmente chiederà la cessione, ragazzi. Spero non diventi un problema troppo grande. Sono un po' agitato perché
voglio vincere quest'anno. Non so se sia possibile. Oddio, secondo me con qualche crescita durante la prima parte di stagione potremmo anche provare a vincerla questa Premier League. Prima stagione con tante difficoltà, devo ammettere. Forse la squadra non è ancora a livello. Io speravo di sì, anche se questi ultimi risultati non mi stanno dispiacendo. Anzi, eh no, tanta roba, cazzarola. Tantissima roba gli ultimi risultati. Sono quelli prima che non mi fanno ben sperare. La società comunque è contenta. Siamo sesti. Siamo sesti. Quanto lontani dal primo in classifica? Ma io non so neanche in che anno siamo. Ma neanche troppo, raga. Il prossimo anno bisogna vincere. Oh, Duffy, 76. Oh, l'abbiamo ripigliato forse? Non lo so. No, lui è 74. Io ho scalato mari e monti per te. E questa è la tua... Ma anche Bazzuno non è salito. Zentner fenomenale. Chris l'85. Ma come dai, ragazzi? Ma come Lambert? Ma come non è cresciuto? In questa nuova stagione avevo 50 milioni per il mercato. Ho preso Højlund, sostituto di Pepi, perché non potevo chiaramente far giocare Brown. Io spero di riuscirci a sto giro, ragazzi. Non sarà sicuramente semplice, anche perché qua dietro effettivamente qualcosa mi manca. Però, raga, i soldi sono questi. Poi è chiaro, ragazzi, andando a vedere le altre rose, ci renderemo conto che probabilmente in molte squadre sono più forti di noi. Però vi ricordate da dove siamo partiti? Cioè, avevamo nemmeno 1 milione di budget. Sono passate tante stagioni, per carità, ma adesso la nostra formazione è forte. Io non vorrei dirlo troppo forte, ma stiamo facendo una stagione a dir poco clamorosa. Siamo in finale di Europa League! E in finale di FA Cup! Vinta! Vinta! E in campionato molto bene! Aspetta che non mi ricordo fin dove ho simulato. Mannaggia la miseria, mannaggia. Allora, questa è la nostra formazione, va bene. Allora, con calma, vi voglio far vedere il mio percorso in Europa League, proprio al volissimo, Francoforte, disintegrato Sporting, poi il Celta, abbiamo avuto lo Sporting, non stavo ancora registrando, tra l'altro, e adesso abbiamo il Milan in finale, ok, poi l'FA Cup vinta. Tanto mi metto le cuffie, perché tanto la finale di Europa League ce l'andiamo a giocare. E dammi ste cuffiette. Ok. Abbiamo vinto 4 ai 3 i rigori con il Tottenham. Adesso, ragazzi, perché in realtà l'obiettivo era la Premier League. Però, vi dico la verità, se mi dovessi portare a casa l'Europa League... non mi dispiacerebbe. Ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! 95 punti! Una sola sconfitta. No, vabbè, ma che stagione è questa? Ma questa è la stagione dei sogni. Bella la squadra. A parte Duffy. Bella la squadra. Bazzuno è cresciuto. Guardate che bella linea difensiva. Più uno non ce la fanno a farseli, ma va bene. Duffy, più due. Ha 28 anni, Duffy. Sei campione d'Inghilterra e sei in finale di Europa League. Ma che scoperta è stata Ferizaj, che ha 26enne e un 90. Spettacolo. Poi Springet. Guardate Ferizaj, 13 gol, 22 assist. Springet 35 gol e 12 assist, a un 91. E poi Pepi, spettacolare. Højlund 85, solo 10 presenze. Mamma mia, 62 mamma mia, ragazzi. Mamma mia, fammi vedere un attimo al volissimo proprio le statistiche di Springet. Però Ferizaj, però. Ma il valore squadra, fammi vedere. 155 milioni, niente male. Niente male. Volevo solo andare a vedere, prima di andarmi a chiudere, giocando la finale di Europa League, il nostro ex trequartista. No? Il polacco. Tomek Wilk è diventato un 99. Un 99. Madonna mia. Vabbè, grazie a lui siamo riusciti a farci una squadra clamorosa. E adesso siamo... Ma che la conferenza prepartita. Vediamo il Milan. Milan forte forte. Milan forte forte. Questa è la nostra formazione, ormai la conoscete. Andiamo in campo, sempre sul pezzo. Springet, subito in avanti. Pepi, prova a riservirgliela. Springet. Vai Springet, vai Springet. Non molla un centimetro. Pepi, al centro. È bella. Siamo già avanti. L'alza troppo Tillman. Bella sta palla. E il Milan è avanti. Con De Ketelaere è avanti, signori. Hanno fatto davvero una grande azione. C'è spazio.
Affi! Impegna Maignan. Ancora lì però. Ancora lì. Pepi. Ancora lì. Che sfiga. Ma chi è che si è spaccato? Springet. Può metterla al centro. Tillman ancora. Sarà fuori gioco. Mannaggia la miseria. Potete anche fermarvi nel correre, ragazzi. Dove andate? Corri, Springet. Corri, Springet. Mamma mia. E quanto ci metti? Quanto ci metti a tirare? Mannaggia la miseria, l'hypermotion. 2 anni. 2 anni prima l'ho chiamato il tiro. Occhio Springet. Lo sprint di Springet. Che palla per Tillman. Non possiamo sbagliare. Tillman pareggia i conti. Lucy di Dublin. Ritorna in corsa per questa Europa League. Occhio a Tomori addirittura. Miracolo di Bazunu. Springet. 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 Te lo devo, Duffy! Te lo devo, Duffy! Duffy Duck! È lui che ci porta in vantaggio! Duffy! Non ha mollato un centimetro! Dopo 74 stagioni! Dopo 74 stagioni è lui a segnare il gol che potrebbe regalare l'Europa League. Al Dublin! Dublin! Bravo, Springet! Fenomenale, tra l'altro, sto Springet! No, eh! Che cacchio. Lewis non ce la può più fare. Facciamo entrare Cozza. Niente ragazzi, il Milan così, con molta semplicità, segna. Se Tillman è stanco, fa lo stesso. Al centro Ferisai, dall'altro lato ancora Duffy. Sei una pippa veramente al brodo. Bravo Duffy, fallo andare. Bravo Palmer che resta in gioco. Non ce posso. Ma non ce posso mai credere nella vita mia. Ma io che ho fatto di male. Ancora Duffy che la tiene in vita. Ferisai. Che state a... Oddio. Ancora Maignan. Niente, non è giocabile Maignan. Non è giocabile. Mamma mia che chiusura. Forse l'ultima azione di questo match. Tillman. 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 Giro! Sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Chiusa in bellezza! Vaffangiro! Ragazzi, vi dovete iscrivere! Vi dovete iscrivere! Vi dovete iscrivere a questo canale! Ma queste emozioni, chi ve le dà? Chi ve le dà? Chi ve le dà? Siamo anche campioncini d'Europa, oltre che campioni d'Inghilterra. E dai, abbiamo fatto un lavoro splendido. Tra l'altro in game veramente molto forti. Springlet devastante, bene Tillman. Duffy alla fine è il meme, dai. Però non è malaccio, non è malaccio, non è per niente malaccio. L'alza Ferisai. Una delle più grandi sorprese di questo... di questa rebuilding, diciamo così. Il nostro centrocampista centrale... con noi sin dall'inizio. Ce l'abbiamo fatta, boys. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo campioni. Io vi invito a lasciare un bel mi piace. Vi invito a partita dominata. Dominatissima. Duffy migliore in campo. Gol e assist per lui. Che giocador. Doppio assist per Springet. Vabbè, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un consiglio, iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.